Continua l'opera di sensibilizzazione contro il cyberbullismo portata avanti dalla consulta sulla condizione della donna del Consiglio regionale della Campania. Nell'occasione, studenti di alcuni istituti didattici del territorio hanno preso parte a un dibattito presso il Palazzo Consiliare, confrontandosi sul tema. Ascoltiamo la presidente della consulta, Simona Ricciardelli. Questo è il secondo anno che ci occupiamo di questo argomento e l'anno scorso l'abbiamo fatto un po' trafelate, proprio alla fine dell'anno. Quest'anno abbiamo battuto meglio la Regione Campania, siamo andati a Torre del Greco, siamo andati a Salerno, abbiamo svolto una funzione anche di piacere. I ragazzi hanno goduto di un rappresentante della cultura, uno scrittore anche esperto, che ha animato nelle classi delle dinamiche per cui gli scritti dei ragazzi sono di gran lunga superiori alle proposte dell'anno scorso. Intervenuta Mirella Nardullo, componente del comitato organizzatore del convegno. Il problema grosso qual è? È che questi ragazzini che si trovano con uno smartphone, quindi con un giocattolo per loro, non hanno ancora la coscienza di quello che vanno, perché dell'uso digitale, dell'uso nella rete. E questo è il cyber purtroppo, perché basta un'immagine, basta una frase un po' di troppo, un po' scorretta, che fa il giro, è virale, diventa virale e quindi i ragazzi devono sapere quello che fanno. A prendere parte ai lavori la presidente del Consiglio regionale, Rosa D'Amelio. Abbiamo premiato 5 scuole di Napoli e provincia di Salerno, tanti ragazzi e ragazze che hanno fatto degli elaborati meravigliosi contro il cyberbullismo. È stato un lavoro molto interessante che la consulta delle donne insieme con la presidenza del Consiglio regionale sta portando avanti in tutte le scuole della Campania.